Cari amici di Orizzonte Scuola TV, nuovo appuntamento con Tu per Tu, col ciclo di interviste con i protagonisti del mondo della scuola. Oggi è il giorno di Paola Frassinetti, neo sottosegretaria all'istruzione, esponente storica di Fratelli d'Italia. Facciamo con lei un po' il punto per quanto riguarda il primo mese di attività del governo Meloni. È stata varata lunedì la legge di bilancio. Vediamo di capirne di più, soprattutto per quanto riguarda i temi dell'istruzione e anche quello che riguarda l'attualità scolastica. Attendiamo anche che nei prossimi giorni ci sarà anche il discorso, le linee programmatiche del ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, in Parlamento, ma su questo poi ne daremo notizia nei prossimi giorni. Do dunque il benvenuto, buongiorno a Paola Buongiorno Frassinetti. Buongiorno a sottosegretario. tutti, buongiorno. Allora, sottosegretario, partiamo subito con la legge di bilancio approvata lunedì, via libera, 35 miliardi, una finanziaria che risente del periodo storico che viviamo. Il ministro Valditara si è detto soddisfatto, altri ministri non lo sono. Lui dice quindi guarda il bicchiere mezzo pieno, ecco, lo guarda anche lei? Sì, io sono d'accordo col ministro Valditara perché non si può non considerare l'eccezionalità di questa legge di bilancio che è impegnata quasi totalmente a risolvere il problema degli italiani e delle imprese sulla crisi energetica. È evidente che tutti vorrebbero nel merito delle proprie competenze avere risorse per poter migliorare tutte le criticità che esistono, però io penso che cercheremo ancora in queste ultime ore di vedere se ci sono le possibilità di incrementare un po' il settore che riguarda la scuola, ma l'impegno che c'è stato anche per chiudere il contratto dopo anni. Già quello è stato un impegno di bilancio notevole. Non dimentichiamoci poi che i costi energetici riguardano anche gli innumerevoli edifici che noi abbiamo come competenza e la nostra comunque presa di posizione per non tornare a far cadere sulle scuole l'emergenza della situazione chiudendole come qualcuno aveva proposto, rimane per noi importante dopo l'esperienza della didattica a distanza che aveva creato dei problemi che tuttora ci portiamo dietro in alcune situazioni. Sottosegretario, le chiedo, le sono già state assegnate alcune deleghe particolari o ancora dobbiamo attendere? Ma io intanto il pacchetto non è ancora ufficiale, però diciamo che lo sport e la disabilità saranno due deleghe che il ministro mi darà. Quindi io sono contenta perché credo che la disabilità che ho seguito particolarmente anche gli anni precedenti nella scuola abbia ancora tanti margini di miglioramento. E penso che lo sport in questo momento per i ragazzi sia fondamentale, sia per il periodo post-pandemia, sia per toglierli da questa dipendenza con i social che spesso davvero li isola dal mondo reale. Ecco, E poi ci saranno altre deleghe, che penso anche all'educazione civica, che è un'altra tematica a cui tengo molto. appunto, sottosegretario, proprio di educazione civica e di giovani, è la prossima domanda che le faccio. Una delle proposte, delle prime proposte del ministro Valditara riguarda i lavori socialmente utili per gli studenti violenti, cioè per gli studenti che aggrediscono gli insegnanti. L'ultimo caso, proprio la cronaca di oggi, parla di studenti che accendono petardi, ecco, in classe addirittura. Questa proposta fa discutere. Noi abbiamo lanciato un sondaggio, il 90% dei nostri utenti è favorevole alla proposta del ministro Valditara. Ecco, io le chiedo, forse è anche un po' scontato, ma gliela faccio lo stesso, se è d'accordo anche lei su questa proposta del ministro. Io sono, dico che stiamo affrontando un'emergenza
e che quindi quando si affrontano le emergenze anche le misure hanno una caratteristica emergenziale come questa che ha proposto il ministro e che in questa ottica condivido. Penso però che bisognerà uscire dall'emergenza dando un'autorevolezza maggiore agli insegnanti e una nuova dignità alla scuola. Secondo me su questo dobbiamo lavorare, perché l'autorevolezza dell'insegnante è sicuramente importante. Le famiglie non possono essere estranee a questo processo, evidentemente, perché le famiglie non possono, come ultimamente accade, ma non accadeva quando andavo a scuola io, che il professore giustamente aveva comunque per principio sempre ragione. Adesso invece c'è un'abitudine secondo me molto insidiosa, che è quella di dare addosso al docente, cercando di dare sempre ragione al ragazzo, mettendo in discussione le decisioni del docente, andando dall'avvocato per fare il ricorso. Questo non è un modo buono per ridare autorevolezza agli insegnanti e per migliorare questa situazione emergenziale che c'è nella scuola. Sottosegretario, lei anche nella prima risposta ha fatto un accenno al contratto. Ecco, la terza domanda che le faccio è proprio su questo. Via libera all'aumento stipendiale per docenti e ATA, ma lo stesso ministro lo ha definito ancora troppo poco. Ecco, lei lo reputa comunque un passo importante, l'autorevolezza degli insegnanti forse passa anche dalla gratifica economica. Questo è evidente, noi l'abbiamo detto e è una battaglia che vogliamo condurre fino in fondo. Bisogna che gli insegnanti abbiano una gratificazione economica maggiore. Questa chiusura del contratto intanto è un atto di discontinuità, perché alcuni hanno eccepito, ma non è molto il quantum, però si tratta comunque di avere chiuso una situazione che era aperta da tantissimi anni e in un momento, come dicevo all'inizio, di crisi economica notevole. Noi ci auguriamo di continuare su questa strada e che questo sia solo un segnale iniziale. Altro argomento riguarda il PNRR, perché i fondi per la scuola non sono solo con le leggi di bilancio, ma sono quelli già anche stanziati dall'Unione Europea per il PNRR. C'è un fitto calendario di scadenze, il Ministero dell'Istruzione su questo, almeno a detta del Ministro Valditara, è leggermente in ritardo, ma i ritardi sono ereditati dal passato. Ecco, io le chiedo, proprio una cosa riguardante i docenti, questo sistema di premialità e del docente esperto. Ecco, questo sistema lo manterrete e se poi sì, se lo reputa sufficiente? Allora, io penso che sul docente esperto Fratelli d'Italia si era opposta, nel senso che comunque non vedevamo la ragione per la quale ci dovesse essere un docente che aveva a disposizione degli importi così differenti dagli altri. Cioè non si può arrivare alla fine di un processo. È chiaro che la premialità, la formazione dei docenti e anche la loro differenziazione nel merito sono importanti, però ecco, bisogna iniziare un percorso e non intervenire come se questo percorso fosse già concluso. Quindi io penso che anche nell'ultimo decreto ci sia tanto da lavorare, e evitando magari dei percorsi troppo impegnativi, troppo lunghi, che appesantiscono senza entrare poi nel merito della formazione e dell'autorevolezza del docente dei percorsi. Quindi io penso che adesso naturalmente la concentrazione è massima sulla legge di bilancio, sul PNRR. Poi ci sono emergenze come quelle relative all'algoritmo, che sicuramente appunto non è una cosa che è iniziata con questo governo, ma che spesso discrimina molti insegnanti rispetto agli altri. Quindi andare a risolvere questo problema è un obiettivo, una necessità che abbiamo. Ecco, proprio su questo, da qualche anno appunto questi posti disponibili per le assunzioni vengono coperti praticamente per il 50%. Voi come governo, come Ministero dell'Istruzione, prevedete delle modifiche nelle procedure di assunzioni
per quindi garantire di coprire tutti i posti, diciamo, tutti i posti in tempo utile? Beh, è evidente che la stabilizzazione dei precari è sempre sullo sfondo un obiettivo. Adesso bisognerà capire con realismo, perché bisogna naturalmente appunto mettere in campo dei progetti reali, come il ministro vorrà affrontare questo problema, che ripeto è importante ed è anche nell'agenda del governo, soltanto che non le nascondo che in questo momento specifico la chiusura della legge di bilancio è una priorità, oltre poi a priorità come quella contrattuale di cui abbiamo parlato. Non dimentichiamoci che siamo qui solo da un mese, quindi un mese veramente pochissimo, e già tanto è stato fatto, già atti di discontinuità sono stati fatti. L'ultima domanda, sottosegretario, ce la chiedono in tanti, è quella proprio riguardante la procedura di abilitazione dei 60 CFU pensata nel decreto legge 36, appunto. Voi avete già fatto tanto in questo primo mese, segnali anche di discontinuità, ecco, ma proprio su questo, prevedete interventi di modifica o darete seguito al lavoro del precedente esecutivo su questo? Io penso che si possa migliorare il lavoro dell'esecutivo, quindi non buttare via il bambino con l'acqua sporca, ma sicuramente ascoltando le voci dei docenti, come dicevo prima, soprattutto relativa alla critica di un percorso che molte volte diventa ad ostacoli, si potrà sicuramente migliorare quello che il governo Draghi ha messo in campo. Noi lavoreremo, se ci sono, naturalmente, dopo aver ascoltato le categorie, il personale scolastico, se ci sarà la possibilità di un miglioramento, ne prenderemo atto, perché ecco, non è sicuramente la Bibbia calata dal cielo quello che è stato fatto. Grazie, grazie sottosegretario, grazie a Paola Frassinetti, sottosegretario. Grazie a voi, grazie a voi, saluto a tutti. Di Fratelli d'Italia, grazie, a presto su Orizzonte Scuola TV. Torniamo a schermo intero, dunque abbiamo trasmesso l'intervista con la sottosegretaria all'istruzione, membro di Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti. La intervista poi la potete rivedere sia sui nostri canali social, Facebook e YouTube. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do un augurio di buon proseguimento di giornata. Grazie e a presto.